Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi faremo un viaggio indietro nel tempo ed andremo ad esplorare insieme il manuale utente del Commodore 16. Attenzione gente, io del Commodore 16 ne ho già parlato. Commodore 16 contro VIC-20. Però in questo podcast oggi faremo una breve retrospettiva sul Commodore 16, cercando di capire il perché la Commodore propose un insulso home computer basato sul chip TED con meno RAM del VIC-20 e praticamente il C16 era anche incompatibile sia con il Commodore 64 quanto con il VIC-20. Ora, quando uscì il Commodore 64, questa macchina sbaragliò e cancellò il VIC-20 dal mercato. Tuttavia, i giochi preistorici del Commodore VIC-20 erano compatibili con il Commodore 64. Monitor Commodore, registratore Commodore oppure disk drive da 5.25 del VIC-20 era, per quanto quest'ultimo disk drive da 5.25 fosse hardware inaffidabile, era comunque riciclabile potenzialmente dagli utenti del Commodore VIC-20 sul Commodore 64 se questi utenti avessero deciso di sostituire il VIC-20 con il Commodore 64, cosa completamente diversa per il Commodore 16, che questo fu proposto da Commodore e il Commodore 16 avrebbe dovuto subentrare in una fascia di prezzo sostituendo il VIC-20 che era stato cannibalizzato dal Commodore 64. Ora, il registratore e il monitor del Commodore 16 erano compatibili anche con il Commodore 64, ma il disk drive da 5.25 non lo era. Inoltre il Commodore 16 era incompatibile con il Commodore 64, quanto il Commodore 16 era incompatibile con il VIC-20. Non se ne comprende proprio le ragioni logiche di questa folle scelta commerciale di Commodore. Commodore 16 aveva meno RAM del VIC-20, i giochi del VIC-20 erano molto più scadenti e primordiali del Commodore 64, non si capisce proprio le ragioni del perché Commodore propose una macchina come il Commodore 16, mentre avrebbe potuto, ad esempio, potenziare il VIC-20 aumentandone la memoria e proponendo un VIC-32 con 32K di RAM, una macchina a metà strada tra il Commodore 64 ma più potente del VIC-20 e con una dotazione RAM che sarebbe stata, diciamo, almeno sufficiente per farci qualcosa di utile. Andiamo ad esplorare insieme il manuale del Commodore 16, che obiettivamente, ecco, con il Commodore 16 ci si poteva fare poco. I giochi del Commodore 16 erano scadenti e ce n'erano pochi, in quanto gli sviluppatori avevano meno RAM a disposizione di quanto ve ne fosse addirittura rispetto al Commodore VIC-20. Sul Commodore 16 non ci si poteva fare produttività personale, non c'erano word processor, spreadsheet o database per il Commodore 16, con meno di 16K di RAM proprio non ci si faceva niente. L'unica cosa che ci si poteva fare con il Commodore 16 era programmarlo in BASIC, ma la programmazione del BASIC già la si poteva fare con il VIC-20 oppure ancora meglio con il Commodore 64 avendo più RAM a disposizione. Quindi non si capisce lo scopo del perché Commodore propose il Commodore 16 al mercato. Il mercato infatti ignorò la macchina per continuare a comprare il biscottone del Commodore 64, che nel frattempo il Commodore 64 incominciò ad offrire prezzi calanti, però con una parità di qualità. Il manuale del Commodore 16, questa è la prima pagina, questo invece è il retro del manuale. Scorriamo il manuale per vedere praticamente il manuale del Commodore 16. Ok, di cosa era composto? Capitolo 1, da cosa c'era e come praticamente attivare la macchina, la tastiera, il software che ci si poteva girare, l'utilizzo dei numeri e i primi calcoli, qualche informazione sulla scheda grafica e il colore, sul suono, poi una struttura di comandi del BASIC e una serie di appendici. 181 pagine totali. Scorriamo rapidamente insieme per capire
come mai questa macchina fu proposta in un modo veramente orrendo. Eccolo qui il Commodore 16, che ricordava molto il Commodore 64 e il Commodore VIC-20. Praticamente aveva un case molto simile, cambiava soltanto nel colore, spinotto di accensione, presa elettrica, pulsante di reset e diciamo spinotti per inserire due joystick, perché si fosse sono stati inseriti due joystick quando c'erano pochissima RAM, sinceramente anche questo è un mistero, dato che questa macchina si doveva essere utilizzata solo per imparare a programmare, ci si poteva anche rimuovere diciamo gli spinotti del gioco, dato che con 16K non ci si faceva proprio nulla in termini di videogiochi. Poi c'aveva altri spinotti, diciamo addirittura una presa per stampante. Ecco, cosa ci si faceva con una stampante, sinceramente io non lo so. Qui si poteva collegare al televisore, poteva essere collegato a un disk drive, questo era incompatibile con il Commodore 64. Questo invece era il registratore classico, che era praticamente lo stesso del VIC-20 o del Commodore 64, però era stato cambiato di colore. Ci poteva mettere delle stampanti che non servivano assolutamente a nulla, dato che con il Commodore 16, praticamente con 16K, non c'era proprio spazio nemmeno per scrivere mezza lettera commerciale. La struttura della tastiera, a cosa servivano i vari tasti, con i vari tasti funzione, F1, F2 e quant'altro, il tasto Help, eccolo qua. Capitolo 3, introduzione all'utilizzo del registratore. Questa era praticamente l'unica cosa che ci si poteva fare. Poi c'era eventualmente il disk drive, che non serviva una mazza, perché era una macchina, il Commodore 16, praticamente insulsa e inutile, con troppa poca RAM, inadeguata ai propri tempi. Utilizzo, diciamo, quindi collegato i primi passi con i primi esercizi digitati da tastiera su i primi comandi, per apprendere, diciamo, con qualche soddisfazione interfacciarsi con il Commodore 16. Numeri e calcoli utilizzando il linguaggio BASIC, anche come calcolatrice era obiettivamente molto scomoda da utilizzare, perché bisognava digitare su una tastiera, quando invece su una tastiera numerica, su una calcolatrice era molto tutto più semplice. Grafici e colori, ecco, grafici e colori, questo capitolo poteva essere anche omesso, perché le caratteristiche grafiche del Commodore 16 erano veramente primordiali, anche se era dotato del chip TED, che peraltro rallentava la macchina. Comunque qui sono elencati alcuni esercizietti per impratichirsi sulla macchina e fargli fare qualche cosa per imparare, diciamo, a programmare qualcosa. Un po' di capacità sonore, e qui era illustrato le varie note musicali, e poi il BASIC qui, ok, questo è praticamente i vari comandi che sono illustrati del BASIC, e questo è il manuale dove praticamente uno studiandolo imparava obiettivamente a programmare il linguaggio, però obiettivamente con 16K non ci si faceva proprio niente. Vediamo un po' altre cose. Questi sono sempre i comandi del BASIC. Ok, appendici, messaggi di errore, errori dal disco, funzioni matematiche, nota delle tabelle musicali, codici asci, vari libri di riferimento. Questi sono gli appendici per quanto riguarda i comandi e dei messaggi di errore che poteva avere la macchina. L'out of memory sicuramente era un messaggio di errore frequentissimo. Dischi di messaggi di errore dall'utilizzo del disco, che comunque è difficile che per un utente di un Commodore 16 avesse comprato un disk drive, dato che non ci si faceva nulla con la macchina. Appendici, qui ci sono le note musicali, qui i tasti, codici asci, i tasti funzione con i tasti, c'è una grafica collegata ai tasti tipica del caratteri speciali presenti sul Commodore, l'indice del manuale e alcune appendici di cui fare riferimento per l'eventuale acquisto di ulteriori libri, che obiettivamente, ecco,
se uno voleva imparare a programmare non stava a comprare un Commodore 16, ma semmai un VIC-20 usato che aveva più RAM, oppure si poteva andare a comprare addirittura un Commodore 64 che indubbiamente forniva 64K di RAM e c'era molto più spazio per programmare, oltre a tantissimi giochi, e era conosciutissimo. Un mistero per cui la Commodore 16 propose questo, per cui la Commodore propose questo Commodore 16 che sembra più collegato all'utilizzo del chip TED per cui era stato prodotto e da qualche parte lo si doveva ficcare, piuttosto che allo studio delle necessità e bisogni potenziali di un mercato. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.